L'Italia ha rappresentato per il nostro paese, per gli italiani che vivono all'estero, che sono emigrati da una o più generazioni, ben più di una compagnia aerea. Ha rappresentato un po' e rappresenta ancora per alcuni versi, diciamo, i costumi, l'immagine, il meglio della italianità. Eppure dietro le vicende di questa compagnia si cela, o forse si malcela, un dramma di gestione aziendale, un dramma economico che ha enorme portata e che è riesploso nelle ultime settimane, nella pienezza di una crisi interna e internazionale, diciamo, rappresenta ancor di più un fattore di enorme gravità, perché attorno alle proprie debolezze ci esplodono in mano problemi anche legati al nostro territorio di meridionali e calabresi. Dietro una vicenda che dicevo dura da tantissimo tempo. L'Italia era prima una società a partecipazione statale, era una delle tante aziende della galassia dell'IRI, poi furono tentate più operazioni di privatizzazioni. Ricordiamo la penultima crisi in ordine di tempo, quella del 2008, quando si scoprì un deficit accumulato pari a circa 3 miliardi di euro e che in effetti costrinse la vecchia compagnia, si diceva la bad company, la cattiva compagnia, a iniziare, come dire, una fase di liquidazione, alla quale poi parteciparono per il risanamento tutti i contribuenti del nostro paese, e la Newco nacque una nuova compagnia che all'epoca sommava anche le forze dell'altra compagnia privata che operava nel territorio nazionale. Nacque quindi la CAI con una dote di 500 miliardi di euro e questi avvenimenti si sono susseguiti nello stesso senso negli ultimi 5 anni. Abbiamo cioè assistito a una compagnia aerea che ha abbandonato ogni velleità internazionale, ha trascurato, retrocedendo, tutte le rotte intercontinentali che pur l'avevano resa famosa nel mondo per qualità delle proprie rotte, ha abbandonato il mercato interno, lasciando per esempio l'hub di Malpensa, che è stato ceduto gratuitamente ai tedeschi, si è concentrata nelle rotte monopoliste fra Roma e Milano e io aggiungo nelle rotte monopoliste del sud Italia, perché noi sappiamo perfettamente quanto ci costa viaggiare da Lamezia alle città importanti del nostro paese. Nonostante la scarsa vocazione di marketing internazionale, nonostante le situazioni di monopolio che le sono state consentite, la CAI in questi ultimi 6 anni ha prodotto un altro 1,2 miliardi di euro di perdita, oggi è senza capitale e si appresta quindi ad essere protagonista, io dico in senso negativo, di un ennesimo piano di salvataggio che vede chiamati al capezzale tutta una serie di soggetti, ma in particolare vorrei citarne due, che sono Poste Italiane, e cioè una società privata, ma il cui pacchetto di azioni è di proprietà dello Stato italiano, del Tesoro, da una parte, e dall'altra che interviene Poste Italiane con un aumento di capitale di 75 milioni di euro, e dall'altra il sistema bancario che si è dichiarato pronto a sostenere
con un ulteriore aumento dei fidi la compagnia per la cifra di 200 milioni di euro. Il tutto su un piano complessivo di, come dicevo prima, di 500 milioni che dovrebbero consentire alla compagnia di ripartire. Io dico non di ripartire, ma di durare un altro anno, perché poi fra un anno saremo praticamente punto e a capo. Mi viene da fare una considerazione su alcuni elementi anche di dibattito, diciamo, degli esperti, non solo economici, che oggi discutono del futuro della nostra compagnia di bandiera. Esce fuori che Alitalia non ha un piano industriale, esce fuori che il paese non ha un piano dei trasporti. Eppure devo dire da calabrese che proprio alla luce invece di un piano dei trasporti che doveva esserci, c'era stato detto che l'aeroporto di Cosenza non aveva motivo di nascere perché era, come dire, non compreso nelle dinamiche di sviluppo dei trasporti della nostra regione e del nostro paese. Cioè sembrava che tutto era, come dire, collegato in un piano di grande qualità, di grande certezza e di grande come dire, anche densità economica, nel senso che tutto era alla luce dei risparmi, del contenimento dei prezzi, dei costi, della eliminazione degli sprechi. E quasi fummo messi in imbarazzo coloro i quali invece sostenevano la necessità che questa provincia avesse un proprio aeroporto, ma perché si faceva un ragionamento molto semplice, cioè pensare di costruire una rete efficiente di strade per la gomma oppure di strade per il ferro, quindi di percorsi diciamo, per i treni e percorsi per le auto, era un tentativo disperato in termini temporali e in termini di risorse economiche. Mentre viceversa, questo credo lo sappiamo tutti, il modo più economico per viaggiare è quello che ci fa viaggiare per aria, perché evidentemente il costo di un aeroporto, per quanto la struttura è importante, è infinitamente inferiore al costo di diciamo, un tratto autostradale anche di qualche decina di chilometri, che chiaramente è comunque insufficiente alla bisogna. Si diceva che Cosenza aveva tutte le necessità per avere una provincia al proprio interno, quella spostata ad est, che dista dalla città capoluogo anche 100 chilometri, ma soprattutto dista da quello che doveva essere invece il nostro hub locale, che è Lamezia, anche 200-250 chilometri. Basti dire che per molti tour operator la distanza, quando si verifica, quando vi è in essere un'offerta di prodotto turistico con una distanza fra, diciamo, villaggio, zona di permanenza, aeroporto che supera i 20 minuti, questi tour operator internazionali dicono no, questa non è una zona interessante. Figuriamoci che possibilità ha di crescere ed espandersi il turismo nell'Alto Ionio Cosentino, che dista dall'aeroporto più vicino un paio d'ore, l'aeroporto che funziona, perché poi se si vuol dire che è aeroporto quello di Crotone, ecco lì poi entriamo negli eufemismi, perché quello mi pare più praticamente un tentativo di aeroporto che un aeroporto che funzioni realmente. L'aeroporto di Cosenza era un aeroporto praticamente che poteva nascere, doveva nascere nella zona di Sibari, pare che ci sia un lieve ritorno di interesse, chissà se diciamo nell'immensità dei guasti procurati dall'Italia non si possa pensare a un aeroporto che potrebbe dare una risposta alle enormi esigenze commerciali che ha questa compagnia, la quale perde traffico costantemente perché è in competizione disperata in zone di entrate dove perde perché non ha, diciamo, massa critica, ma perché trascura, ed è il caso proprio diciamo delle possibili rotte calabresi, trascura per esempio, non avendo un aeroporto presente nella nostra provincia, la possibilità per esempio legata al trasporto veloce
dei beni di qualità della filiera agroalimentare, delle cosiddette eccellenze agroalimentari che ovviamente non riusciamo a far pervenire tempestivamente sui mercati di sbocco per proprio mancanza di mezzi veloci. Ma all'Italia rappresenta anche un vulnus e entriamo ancora una volta nell'argomento, diciamo, che sta caratterizzando queste ultime puntate, nella questione, diciamo, dei rapporti fra mondo creditizio e ceto produttivo. Perché vedete, l'Italia rappresenta tutto il negativo possibile, rappresenta esattamente l'esempio al rovescio di come dovrebbe essere gestita un'impresa. L'Italia non ha un piano industriale, non ha una politica commerciale, ha i propri volumi d'affari che sono in riduzione, in abbassamento costante ed inesorabile, produce da 6 anni consecutivi perdite. Direi, per usare diciamo, il linguaggio che è caro ai diciamo, nuovi signori del credito, ha un rating elevatissimo, e cioè non può essere praticamente finanziata in alcun modo. È quel classico cliente al quale la nostra banca tipo, dovrebbe dire, deve dire, signori, io non posso finanziarti. Ma proprio sulla falsariga di queste riflessioni, vorrei invitare la regia a mandare in onda il filmato previsto per oggi, che è di alcuni minuti, ma di straordinaria intensità. Prego. Abbiamo esaminato la sua richiesta di rifinanziamento. Sconfinamento temporaneo. 6 mesi. Comunque sia, non ci sono le garanzie sufficienti. È parecchio tempo che lei non fa degli accrediti di una certa rilevanza. Non c'è movimentazione, non c'è movimentazione. Se posso permettermi, posso farvi vedere qualcosa? Scusi, eh. Modulo fotovoltaico di vecchia generazione. E questo è quello che voglio produrre. È una scommessa sul futuro. Noi non scommettiamo mai. Senta Ranieri, ho letto nella sua relazione che per il momento questo suo prodotto è in fase sperimentale a livello di laboratorio. Certo. E se non riusciste a industrializzare questa tecnologia? Guardi, se io sono qui è perché sono sicuro di poter iniziare il processo di industrializzazione. Con quali finanziamenti? Perché noi non possiamo neanche scorporare lo sconfinamento in un mutuo. Perché i suoi immobili sono già gravati dalle nostre ipoteche. Non c'è capienza. Non c'è capienza. Ma nel business plan lei afferma che è in corso una trattativa per cedere parte del suo pacchetto azionario a un gruppo tedesco. Sì. La Zenit dovrebbe rilevare il 49%. Quindi lei manterrebbe la maggioranza, anche la gestione? Sì. Qual è? La preoccupa? Non dovrei? Senta.
Io ho sempre prodotto profitti. Negli ultimi 3 anni no. In questo momento lei non ha neanche un piano di risanamento. Lo stiamo discutendo insieme ai tedeschi. Lei crede di ottenere 3 milioni di euro sulla base di un gerundio? Nicola, ascolta. Quel signore lì, il tuo capo, mi diceva: ti stimo, voglio essere tuo amico. Oggi non ha avuto neanche il coraggio di guardarmi in faccia. Qui contano solo i soldi. Che distribuite a cani e porci, ma da me per ogni euro pretendete un'analisi del sangue. Pretendete. Siamo una banca. Che scala giornali, televisioni, una squadra di calcio, che finanzia i partiti, che truffa la gente con quella spazzatura di titoli. Solo una cosa non fate: aiutare la gente che lavora. Nicola, senti, ti do un consiglio. Vuoi evitare di portare i libri in tribunale? Chiedi a tua moglie o a tua suocera di mettere una firma sotto quella richiesta di rifinanziamento. Vaffanculo! Esclamazione ampiamente condivisibile, ma ci sono alcune sfumature in questo filmato che non possiamo trascurare, perché è una via crucis nella quale il ceto imprenditoriale, quello soprattutto calabrese, quello meridionale, che ha un rapporto atavicamente sfortunato col sistema bancario, sa bene cosa significano queste, diciamo, queste ore della speranza, no? queste porte che diciamo stanno per aprirsi e subito dopo diciamo c'è, come dire, la sentenza con la quale un signore piuttosto importante, perché è preposto, direttore o funzionario di un istituto di credito, praticamente può decretare la fine o diciamo la continuazione di un'attività imprenditoriale secondo, diciamo, i principi classici più negativi del banchiere italiano. Ecco quel passaggio in cui egli dice noi non scommettiamo mai, quindi un sistema bancario sicuramente ti dà l'ombrello quanto la giornata è come quella dopo, è un sole diciamo piacevolmente primaverile, ma ce lo richiederà lunedì quando le previsioni meteorologiche prevedono pioggia, quindi vuol dire non disposta a, come dire, condividere situazioni di difficoltà, che sono le situazioni che purtroppo vive il ceto produttivo oggi. Ma tutto questo potrebbe anche essere, non dico accettato, potrebbe anche essere, come dire, subito in modo più o meno passivo, se poi non ci fosse dietro una vicenda, e chissà quante altre ce ne sono di cui non siamo a conoscenza, come quella dell'Alitalia. L'Alitalia, posso garantirvi, sta molto peggio dell'imprenditore che è andato diciamo, a chiedere un finanziamento su un prodotto innovativo e a rischio. L'Alitalia non ha nessun prodotto innovativo su cui scommettere. L'Alitalia ha una gestione disastrosa, non ha alcuna prospettiva, alcuna strategia perché questa gestione possa migliorare, ci garantisce soltanto una cosa, e cioè che possiamo essere trasportati da, per esempio, Lamezia a Roma, andata e ritorno a 400 euro, cioè praticamente a tariffe che sono assolutamente monopoliste e direi dal punto di vista commerciale ai limiti, diciamo, del minimo di correttezza. E allora noi, diciamo, la domanda è legittima, è la seguente: ma con quale diritto può decidere una lobby bancaria più o meno diciamo impermeabile, più o meno chiusa su se stessa come quella italiana, di decidere quale impresa, quale settore merceologico, quale area territoriale ha diritto di poter superare questa crisi, cioè tentare praticamente di superarla quantomeno, e con quale principio si decide chi può e chi non può. Certo non sono i principi
della, non sono i principi della contabilità, non sono i principi della redditività, non sono i principi delle buone idee, perché l'Italia non ha nessuno di questi requisiti, eppure si appresta ad ottenere 200 milioni di euro da parte del sistema bancario di questo Paese. Non abbiamo ancora l'elenco degli istituti che parteciperanno a questa bella festa, posso assicurarvi che appena li avremo questi nominativi, noi cercheremo di parlare con loro attraverso i loro rappresentanti locali per sapere praticamente quali sono, almeno ufficialmente, le motivazioni di queste scelte, cioè con quale criterio praticamente si decide di salvare un'azienda decotta mentre nel contempo si sta decidendo, per la politica creditizia che si fa sul territorio, di affossare invece interamente territori come il nostro. Ma proprio per sentire qualche voce che è sulla linea di attacco, no? Che è in prima linea rispetto ai problemi oggi di questa congiuntura economica, abbiamo praticamente in programma due interviste telefoniche, una per parte direi, proprio sulle problematiche del credito. Parliamo praticamente prima con un imprenditore antica generazione, quindi che ha sulle proprie spalle una lunghissima esperienza, che ricorda bene come l'Italia che è con la Cosenza che andava, così come vive in prima persona l'Italia alla coscienza e l'Italia alla Cosenza che non fa. Mi riferisco a Giancarlo Quintieri, che è un imprenditore del settore della moda, e prego la regia di chiamarlo perché dovrebbe aspettare la nostra intervista. In attesa della telefonata, da aggiungere che, e sarà argomento ovviamente che non potremo che approfondire prossimamente, che continuano ad essere comunque insufficienti, direi quasi esiziali, i tentativi, seppur in linea teorica, da apprezzare, che vengono posti in essere dal governo nazionale per tentare questa nostra economia di farla riprendere, perché la bozza di legge di stabilità è molto molto deludente. È così deludente da farci constatare, secondo me, una verità su tutte, e cioè che noi non decidiamo ormai un bel niente, che questa mangia che ci è stata consentita di girare alla nostra economia è una prebenda temporanea che la Germania ha deciso per noi, ma non è certamente praticamente incrementando le buste paga di una ristretta peraltro categoria di lavoratori, la fascia fra i 15 e i 20 mila euro di reddito, incrementando, di 200 euro all'anno, che risolviamo il problema della domanda interna. Il signor Quindieri è in linea? Sì, sono in linea. Sì, sì. Giancarlo, buongiorno, senza ipocrisia ti do del tuo. Scusa, io non sapevo che fossi già in linea, hai sentito un pezzo probabilmente delle nostre riflessioni sulla legge di stabilità. Noi comunque, come argomento principe, quello di oggi è quello che, sul quale ci stiamo impegnando da un po', che è questo difficile rapporto fra sistema produttivo e sistema bancario. Non che le cose in passato siano andate in modo roseo, però la situazione credo che in questi ultimi anni si stia peggiorando. Vi è in sostanza da parte delle banche sempre meno interesse al business, cioè alla salvezza del sistema produttivo,
alla salvezza delle aziende e sempre più interesse a cercare i profitti, diciamo, nell'economia, come dire, finanziaria e nell'economia che non rende e che non produce. Quindi un sistema bancario disattento anche dal punto di vista sociale. Tu, che sei un imprenditore nel settore della moda da alcune generazioni, che cosa percepisci oggi nel rapporto fra piccolo imprenditore e sistema bancario nella nostra città, nel nostro territorio? Purtroppo devo dire che questa non è una novità, perché l'istituto bancario in effetti si è sempre comportato così. Certo, in questi ultimi tempi stiamo veramente esagerando. Che cosa noti, diciamo, qual è l'irrigidimento maggiore? Una cosa che noi praticamente abbiamo più volte segnalato è che in questi momenti di difficoltà, anziché, diciamo, di costruire insieme all'imprenditore un percorso, diciamo, di ripresa che non può che essere, diciamo, caratterizzato, non dico da un aumento, diciamo, dei finanziamenti, ma quantomeno, diciamo, a una loro a un loro miglioramento qualitativo, no? Per esempio, uno dei problemi maggiori che hanno le aziende in questo momento è l'indebitamento a breve, oppure l'indebitamento verso il fisco, verso la previdenza, e allora noi diciamo praticamente alle banche, se vogliamo disegnare un percorso per questa azienda di ripresa, dobbiamo praticamente, per esempio, allungare, diciamo, i pagamenti, le scadenze in corso, e quindi consentire attraverso un diverso modo di finanziare all'azienda di potersi riprendere. Questo devo dire che è una cosa elementare che dovrebbero capire da sé. Cioè, non è una... c'è un vecchio detto, del resto, che è sempre attuale. Le banche sono quelle che ti aprono l'ombrello quando c'è il sole e te lo tolgono, lo chiudono quando c'è la pioggia. Sì, in verità io l'ho e detto. Questo può raccogliere, può, diciamo, mettere tra la parentesi quello che è il comportamento che è sempre stato dell'istituto bancario, non è cambiato, anzi in questo momento è peggiorato, perché chiaramente avendo delle necessità di un momento così difficile dell'economia nazionale, internazionale e in particolare nella nostra Calabria, io leggevo ed era da ieri, sono dei dati che dicono che c'è addirittura un divario del 60% fra quella che è la ricchezza che produce la Valle d'Aosta, che è la nostra regione più ricca, alla Calabria, e quindi siamo a un livello assurdo, che è vergognoso per l'Italia a questo punto. No, ma vedi Giacomo, c'è una, come dire, uno spappolamento, direi io, proprio in termini economici, forse del mondo in questa fase. Ma adesso l'America ci ha dato la dimostrazione di un assurdo, quello che è stato deciso all'ultimo giorno, come se fosse la catastrofe annunciata, ma insomma. Poi non parliamo di questa legge di stabilità ultima che veramente fa sorridere. Senti, ma le cose... come vanno le cose nel tuo settore, Giancarlo? C'è un settore praticamente che, peraltro, c'è da segnalare praticamente questa novità dell'ultima ora, che poi ovviamente sarà oggetto anche essa di approfondimenti, cioè passata finalmente a livello europeo la legge sul Made in Italy, cioè sul Made in Europa, sull'obbligo di indicare su tutti i beni di produzione. Lì forse praticamente dobbiamo dare atto questa volta, mi pare che sia l'onorevole Tajani il responsabile praticamente di questa battaglia, forse, diciamo, di aver sconfitto la Germania, che era in posizioni,
diciamo, assolutamente opposte, perché sappiamo che in questo la Germania è un agente della Cina, ma in effetti come vive questa fase il settore, diciamo, della moda made in Italy, della moda di qualità? Noi è sempre stato il nostro fiore all'occhiello la moda in Italia, no? Però ultimamente purtroppo siamo stati sommersi da quello che sono i mercati emergenti, così chiamati, la Cina avanti a tutti, poi tutti gli altri paesi che seguono, no? Si è iniziato prima con i paesi dell'est, quando ancora l'Italia funzionava, ma che ne so, Bulgaria, Romania piuttosto che altri. Ma c'è un fenomeno che tu cogli praticamente attraverso il rapporto con le tue aziende fornitrici, un fenomeno praticamente di ridimensionamento produttivo dei marchi italiani, diciamo, del tessuto italiano e di trasferimento all'estero di queste aziende? È un fenomeno tuttora vivo oppure praticamente è in una fase quantomeno di stabilizzazione? Com'è la situazione? Purtroppo io non noto dei miglioramenti, anzi, devo dire che del resto abbiamo sentito le ultime nostre aziende più prestigiose sono state assorbite, per fortuna, dalla Francia, che è la nostra cugina, tra virgolette, però non fa sicuramente specie a loro appropriarsi in questi momenti di aziende leader nel nostro settore, ma in tutti gli altri anche, per poter comprare a prezzi stracciati. Adesso l'abbiamo visto con loro piano ultimamente, con Fendi piuttosto che altre aziende che adesso non mi vengono in mente, ma ce ne sono a decine purtroppo. Insomma, un quadro, diciamo, il quadro fosco praticamente, che purtroppo tutt'altro che rassicurante. Non ci dà grande speranza. Dobbiamo cercare di essere propositivi. Speriamo comunque che le cose migliorino con l'interesse da parte di tutti. Grazie per Giancarlo, arrivederci. Buonasera. Chiedo alla regia se abbiamo la pausa pubblicitaria oppure se posso continuare. Ok, a dopo. Ma per evitare di essere giustamente poi eventualmente anche accusato di non far sentire anche la voce del sistema creditizio, che per la verità io vorrei partecipasse non tanto alla mia modesta trasmissione, ma al dibattito economico che nel Paese si susegue con maggiore puntualità. In realtà il mondo del credito è abbastanza assente, noi lo vediamo, principali contenitori di informazione economica e non solo, in effetti è molto raro che intervenga un esponente del mondo creditizio, un mondo abbastanza chiuso in se stesso, ma che tuttavia in qualche occasione è opportuno anche stimolare, provocare, e io in effetti ho pensato di iniziare a farlo rivolgendo proprio un invito garbato a tutti gli esponenti, a molti gli esponenti delle banche presenti nel nostro territorio, per partecipare a un tranquillo scambio di idee sugli argomenti che sono oggetto delle nostre riflessioni. Devo dirvi che la prima difficoltà che si incontra è quello di capire poi queste banche da chi sono guidate realmente, perché i centri decisori sono praticamente tutti trasferiti in gran parte fuori dal territorio della Calabria, quindi si decide a Bari, a Milano o a Roma o altrove. E qui hanno, diciamo, ovviamente dei presidi, le banche hanno gli sportelli, hanno, diciamo, però anche il loro modello organizzativo è abbastanza, diciamo, come dire,
articolato complesso, perché molte dividono praticamente la loro operatività fra, loro dicono, retail e corporation. Dottore Morelli, è in linea? Sì, l'attendo. Sì. Buongiorno, un attimo solo, buongiorno, dottore Belotta. Sto introducendo e sono subito a lei, la prego di restare in linea. Grazie. Quindi ci sono, come dire, anche difficoltà a individuare istituto per istituto chi è, diciamo, responsabile di questo o di quel settore. Un tempo c'era la figura tradizionale del direttore, oggi praticamente si rischia di entrare in uno sportello di non sapere poi bene praticamente chi è la persona che in quel momento lo rappresenta al massimo livello. Io ho iniziato questa esplorazione, che posso garantirvi abbastanza complessa, ottenendo dei risultati fino a questo momento, diciamo, come dire, direi modesti, però tutto sommato accettabili, nel senso che ho avuto delle garbate, diciamo, risposte in diniego assoluto, ho avuto delle risposte interlocutorie in cui mi è stato detto che verrà chiesta autorizzazione alla direzione generale per poter partecipare, e poi c'è sempre praticamente, diciamo, l'istituto più coraggioso, diciamo, il funzionario, come dire, più disponibile, perché io peraltro non, nella mia, diciamo, come dire, non guerra, lotta, non nulla di tutto ciò, ma nella mia come dire, attività lunga tanti, ormai da tanti anni di riflessione, di approfondimento sulle carenze del credito nella nostra area, ho sempre detto che le banche non sono tutte uguali, che ci sono, non si può generalizzare, ma che ce ne sono alcune che sono certamente meno responsabili di altre. Ecco, non a caso nella puntata di oggi, lo abbiamo già in linea, a accettare, diciamo, di chiacchierare con noi sui problemi del credito locale, abbiamo praticamente il dottore Stefano Morelli, di cui vedete la foto in onda, che io saluto ora. Dottor Morelli, grazie. Che è, diciamo, uomo di prima linea, questo ve lo garantisco, perché praticamente lo vedo operare quotidianamente nel difficile rapporto con un'economia in difficoltà, però almeno è uno di quelli che, come gli ho detto in sede privata, ci mette la faccia, ha accettato praticamente il nostro invito e probabilmente è, come dire, un uomo che rappresenta uno di quegli istituti che è in assoluto fra i meno responsabili di tutta la cattiva gestione del credito di cui ho fatto oggetto di approfondimento in questa puntata e nelle precedenti. Certamente abbiamo una certezza, dottor Morelli, possiamo fare questo annuncio. La Banca di Credito Cooperativo del Mediocratiche, di cui lei dirige uno degli sportelli più prestigiosi, che è quello di Rende, non presterà soldi all'Alitalia. Possiamo dare questo annuncio? Su questo potete essere certi. Perché noi ci siamo, come dire, meravigliati, abbiamo fatto questa pubblica denuncia. Come si può, da una parte, sostenere gli obblighi di Basilea 2 e poi di Basilea 3, di sostenere che ormai il credito si dà soltanto sul merito, sul rating, sulla storia, sulle capacità, e poi si va a finanziare così impunemente per 200 milioni di euro, che sono, le garantisco, una cifra importante, un'azienda che perde 200 milioni all'anno da 8 anni consecutivi, che proviene da precedenti default che si sono ripetuti nei decenni, che non ha un piano industriale, che dal punto di vista commerciale è un disastro assoluto, perché se non fatturasse quando fattura nelle zone dove ha monopolio starebbe ancora più in difficoltà, non ha un piano di risanamento, non ha un bel nulla, è una di quelle aziende che, seguendo le regole di Maastricht, e mi smentisca, dottore Morelli, non potrebbe neanche andare in una banca. Che dice lei? Assolutamente sì, quello che dice credo sia assolutamente vero. Io intanto saluto tutti, buonasera, e ringrazio lei per l'invito che mi
mio onore e onore il mio istituto. A dover di cronaca aggiungo che, come diceva lei praticamente prima, io ho chiesto ovviamente per una questione di dovere gerarchico la possibilità di poter parlare. La differenza rispetto ai colleghi che le hanno risposto, devono parlare, eccetera, è che noi alla fine parliamo, ci siamo disposti a confrontarci, perché tanto lo facciamo tutti i giorni sul mercato, per cui non ci sarebbe motivo di non dare un proprio giudizio, un proprio contributo. E le ripeto, sono onorato che lei nella sua trasmissione mi abbia invitato. Bene, io ora le formulerei, provo a formulare una domanda, poi vediamo praticamente. Paradossalmente, proprio perché le banche locali, nel caso specifico direi ormai la banca locale, perché mi lasci dire che siete rimasti da soli, si fanno carico in misura superiore alle proprie capacità dei problemi dell'economia locale, perché per le grandi banche è facile dire no, perché possono ovviamente spostare il loro hanno business. Hanno la scusante di Bergamo, di Brescia, di Milano, di Padova. Le vostre responsabilità crescono. E che cosa accade? Che gli imprenditori, che fondamentalmente diffidano di tutte le banche, però quando poi devono parlare bene di una, parlano bene proprio delle banche locali, per il motivo proprio come dicevo voi. Ovviamente, proprio perché messi alla porta in qualche misura dalle banche più importanti, poi alla fine vi chiedono l'impossibile, perché poi esiste, diciamo, anche per voi un limite operativo che è legato. E quando poi magari siete costretti, praticamente per motivi oggettivi, alla fine praticamente magari, ecco, riservano a voi, come dire, dei trattamenti negativi che dovrebbero rivolgere a istituti ben più strutturati, perché questa è una cosa che bisogna anche spiegare, voglio dire, no? Nel senso che non possiamo ovviamente spostare tutte le nostre esigenze creditizie su quell'istituto o quei pochi istituti praticamente che in qualche modo hanno voglia di seguirci, perché sarebbe ingiusto poi, ecco, colpabilizzare chi ci dà una mano perché poi non riesce a darcene due. Insomma, volevo praticamente chiarire questo concetto, perché questo oggi si sta verificando. No, il suo apporto, il suo concetto è stato estremamente chiaro, puntuale e quanto mai attuale. L'invito è sempre lo stesso. Noi, allacciandomi un po' alla domanda di prima dell'Alitalia, sicuramente non abbiamo i numeri per assistere all'Italia, probabilmente altre l'hanno assistita per i numeri o per altre motivazioni, però il discorso è sempre lo stesso: la banca locale è la banca che conosce la persona, la valuta sicuramente per il suo profilo tecnico, per il suo profilo del merito creditizio, però alcune volte le valutazioni danno anche un valore alla storia di un essere umano che per 20 anni, 30 anni nello stesso istituto è stato sempre puntuale. In un momento difficile come quello attuale c'è una difficoltà, il grosso istituto magari gli gira le spalle, noi questo non lo facciamo perché quel cliente è un nostro patrimonio, quel cliente sono 30 anni che lavora bene con noi. Però lei ha detto una cosa giusta, dottore, quando ha detto riservano questo trattamento alle banche più piccole. Questo è vero, e qui parte un altro invito. I capitali spesso vengono depositati in questi istituti di grosso calibro, poi partono verso altre mete, dimenticandosi che sono state raccolte al sud, mentre noi abbiamo l'obbligo di raccogliere a fatica, perché comunque abbiamo dei colossi di fronte sul marciapiede che ci fanno concorrenza e hanno i numeri per fare concorrenza ai nostri numeri. Però poi l'economia locale rimaniamo in pochi, pochissimi, forse da soli, come avete detto voi prima, ad assisterli. E alcune volte le decisioni sono difficili, perché quando hai deciso di assistere un cliente e arriva il momento di difficoltà, spesso le decisioni sono dure, perché devi capire se continuare ad assisterlo per mantenerlo in vita ed andare avanti, oppure assisterlo ancora può causare un danno più grave di quello che magari già può essere. Per noi siamo una banca locale, noi ragioniamo diversamente e diciamo che con i clienti bisogna parlare. Io, prima che lei mi chiamasse, poco prima, era uscito un cliente dalla mia stanza
che mi ha chiesto proprio di assisterlo fino a dicembre perché aveva delle necessità, perché sennò la sua attività poteva andare male. Ne abbiamo discusso, abbiamo trovato insieme l'accordo e siamo usciti con una bella stretta di mano e un abbraccio, se mi posso permettere, dicendo: non ti preoccupare, noi da questa parte ci saremo. Questo cliente magari i numeri per una pratica non ce li aveva, però io so che questo cliente, sono 10 anni che lavora con il nostro istituto e non ha mai sbagliato. Il momento di difficoltà ha colpito anche lui. Noi decidiamo di assistere queste persone, di stare vicino a queste persone, perché meritano. Il momento difficile è difficile per tutti, però solo col dialogo si può uscire. Noi ci teniamo, noi dialoghiamo con la gente, noi la invitiamo in banca. Spesso siamo troppo pressanti perché troppo cerchiamo di parlare con le persone per trovare insieme la soluzione, ma sicuramente non li calcoliamo solo un freddo e gelido numero, che quando vanno bene stendiamo il tappeto rosso, quando non vanno bene giriamo le spalle e facciamo il budget delle sofferenze. Noi consideriamo le persone, i clienti, un patrimonio che va valutato da un punto di vista tecnico, perché è imprescindibile soprattutto alla luce di Basilea 3, ma anche sicuramente come persone che hanno uno storico, una dignità, e alcune volte la dignità li fa anche vergognare di venire in banca e dire che quel mese non sono riusciti a pagare la rata. Ma dottor Morel, lei, diciamo, con breve, conciso, ma come dire, molto chiaro ragionamento, ha dato, secondo me, una speranza, perché noi praticamente fino ad oggi ci troviamo a commentare un rapporto col sistema creditizio che nei grandi numeri non è quello che lei ha descritto. Però io l'ho detto prima, l'ho detto in tantissime occasioni ed è giusto che lo ripeta in questa, diciamo, vi sono delle eccezioni, e ovviamente il fatto che esista nel nostro territorio un istituto praticamente che ha direttori come lei praticamente che dicono queste cose, che se ne assumono le responsabilità e che soprattutto, posso questo io affermarlo, diciamo, senza esitazione, sono, diciamo, coerenti rispetto alle cose che dicono, è un piccolo segno di speranza dal quale speriamo il nostro territorio possa ripartire. Io la ringrazio. Quella speranza, dottore, se posso chiudere anch'io questa parte, non deve mancare mai, perché se muore anche quella non ha più ragione di esistere nulla. Quella speranza deve rimanere, deve essere viva, deve essere una fiamma sempre ardente. Noi non siamo la banca dei grandi numeri, voglio solo ribadirlo, ci ispiriamo ai principi di Don Carlo De Cardona. Questo però non significa che in banca poi ci sia l'Azione Cattolica, se mi posso permettere, sono un membro dell'Azione Cattolica. I numeri comunque vanno messi in colonna, ma torno a ripetere che la dignità degli uomini, la correttezza, la puntualità di anni, un qualcosa la devono dire nella storia di quella valutazione, di quell'uomo, di quell'impresa, di quell'azienda. Bene, ancora grazie dottore Morelli e buon lavoro. Grazie a lei, dottore. Ma un finale invece di trasmissione dedicato invece a un altro problema che abbiamo dibattuto in passato e che mi è stato risollecitato da un imprenditore che io comunque, l'architetto Leo De Marco, chiedo intanto alla regia di chiamarlo, così lo abbiamo rapidamente in linea, che, diciamo, è, come dire, una vittima dell'attuale sistema di tassazione, diciamo, degli immobili, ed è una, come dire, una vittima nel contempo della crisi diciamo, che sta attraversando il settore immobiliare. Credo che sia sotto alcuni aspetti, sì, confermo, si può chiamare l'architetto De Marco. Diciamo che vi sono, come dire, al di là delle generalizzazioni sulle crisi diciamo del settore, poi ci sono delle situazioni che obiettivamente diventano davvero paradossali, perché diciamo, si è dal punto di vista, diciamo, meramente cartaceo, praticamente sia qui teorico, sia magari la, come dire, la coscienza, la consapevolezza magari non dico ricchi, ma di essere, diciamo, come dire, delle persone con dei patrimoni, quindi, però
quando questi patrimoni cozzano contro una realtà, diciamo, di impossibilità di essere né venduti e né posti in locazione, perché il mercato praticamente è un mercato assolutamente fermo. E quando viceversa questi stessi patrimoni bisogna assoggettarli a un sistema di tassazione che parte, diciamo, dall'IMU, ma che come dire, è proprio dalle novità legate alla legge di stabilità. Noi abbiamo una nuova imposta fresca sugli immobili, praticamente, che si chiama TASI, tra l'altro in tutti questi acronimi anche gli esperti rischiano di perdersi, la quale praticamente si aggiungerà all'IMU in ragione di aliquote che variano fra l'1 e il 2,5 per mille. Vi è da ritenere che per i problemi di finanza locale i comuni si adegueranno al massimo e quindi avremo alla fine una tassazione sugli immobili che, combinata fra IMU e TASI, supererà la soglia del 10%, del 10 per mille. Quindi andiamo ormai, smettiamo di ragionare in termini di millesimi di percentuale, parliamo direttamente di percentuali piene. Diciamo, queste, come dire, poi si traducono, come dire, in, come è stato peraltro, come viene detto peraltro proprio citato su alcune dichiarazioni di stampa proprio di questi giorni, la sensazione che piuttosto che una tassazione si tratti di una confisca. Peraltro è, diciamo, un fisco severo, un fisco che non ragiona, perché non comprende la impossibilità di mercato di poter fittare o vendere un bene, e che dovrebbe viceversa capire questa situazione e, per esempio, poter dire che in presenza di determinate situazioni un bene che non riesce né a vendersi né a affittarsi, non dico che non debba concorrere al pagamento dell'imposta, perché c'è l'aspetto poi del patrimonio, ma si potrebbe per esempio, come dire, triennalizzare il periodo di osservazione e dire praticamente paghiamo sulla base dell'andamento triennale e non sulla base del singolo esercizio. Architetto De Marco, lei è in linea? Sì, buon pomeriggio. Sì. Buon pomeriggio, io so che lei non è in questo momento a Cosenza, è fuori. Sono a Roma, la ringrazio, e nemmeno posto, stavo io, diciamo, immobiliare, ma sto cercando di svendere degli immobili perché non lei, io non ho descritto avanti praticamente, ovviamente, la sua consistenza patrimoniale, però ho fatto un ragionamento, ho detto il paradosso nel caso che mi è stato sollecitato da parte dell'architetto De Marco è che si è sulla carta, diciamo, non dico ricchi ma benestanti, ma poi praticamente nella sostanza, quando il patrimonio è composto da immobili che in questo momento per motivi, diciamo, di mercato non si riescono, certo, né a affittare né a vendere, alla fine sono, si diventa immobili ereditato da mio nonno, da mia, sì, zia, cioè si di famiglia, si diventa all'improvviso poveri, ecco, mi voglia spiegare praticamente. All'inizio ero molto felicissimo di questa eredità che mi è stata lasciata. Mio nonno ha fatto 30 anni negli Stati Uniti e mia zia mi ha lasciato questo immobile a Roma, e quindi ero felicissimo. Oggi sono andato in depressione perché non so più come andare avanti per mantenere questi immobili. Li sto svendendo, cerco di fittarli, non si fitto, oppure se qualcuno è stato fittato non hanno pagato più il fitto dell'immobile, quindi io mi trovo ad andare a pagare l'agenzia delle entrate come tasse, le bollette non pagate e tutto il resto, e allo Stato italiano, l'agenzia delle entrate, queste cose non interessano, dice se sta pagato o non sta pagato. Quindi è un disastro totale, se riesce a affittarli è un problema. A vendere non se ne parla proprio, nemmeno a farlo apposta. Qui con me c'è un rappresentante di un'agenzia immobiliare e mi stava dicendo che è proprio un disastro totale, non vengono erogati i mutui, lo Stato italiano mi deve spiegare come si può fare per vendere. Giustamente sono stato incriminato che sono un imprenditore inerte. È verità, oggi mi sento un imprenditore inerte perché l'ho fatto per tanti anni. Oggi forse gli do ragione, non so più cosa sono un imprenditore. Quindi
oggi lo Stato italiano fa altro che mandare in depressione i buoni imprenditori e praticamente non cerca di trovare la soluzione a questi problemi. La gente non investe più sull'immobile perché... Architetto De Marco, lei mi pare che... Non è un investimento. Mi faccia fare, la interrompo. Mi pare che la sua, diciamo, attività storica ha dovuto abbandonarla perché la concorrenza, diciamo, dei produttori della Cina, ecco, parliamo, diamo nome e cognome, esatto, sì, praticamente sì. Le ha impedito di mantenere, diciamo, un livello, esatto, di conto economico accettabile, gli standard qualitativi suoi, io so, che sono molto elevati. Alla fine è rimasto ad amministrare, diciamo, un patrimonio che era composto anche dalla sede della sua vecchia azienda. Solo che questa vecchia azienda ovviamente non era in grado di metterla a frutto lei, né ha trovato, diciamo, degli altri imprenditori interessati a... Peraltro mi risulta che lei ad un certo punto l'aveva anche offerta ai terremotati dell'Emilia gratuitamente, pur di vederla. Ora, è vero, perché... noi siamo in chiusura, mi permetta, perché mi deve rispondere sì o no. Sì. È vero che lei ha chiesto, secondo una norma del nostro diritto tributario, all'Agenzia delle Entrate regionale della Calabria, sì, di essere esentato dal regime delle società di comodo, proprio, sì, perché questi beni è difficile, non riusciva praticamente a metterli a frutto. Sì, l'agenzia le ha risposto, per la vendita e che l'agenzia le ha risposto respingendo la sua richiesta, diciamo, di non applicare una norma, diciamo, di reddito induttivo, dicendo praticamente che l'agenzia non può accettare, dico le testuali parole, la sua inerzia imprenditoriale, cioè l'ha definito un incapace. Sì. È vero? Non deve aggiungere altro, credete, Marco, abbiamo sintetizzato veramente quella che è la faccia peggiore del fisco del nostro paese, e cioè, esatto, il dileggio e l'offesa all'imprenditore in difficoltà. La ringrazio, mi scusi, ma siamo in chiusura, avremo altre occasioni poi per risentirla. Le auguro praticamente ogni bene comunque per la sua missione a Roma. Sì. Ai telespettatori. Speriamo un po' per tutti, perché siamo tutti nella stessa barca. Ai telespettatori. Ok, di nuovo buon pomeriggio, grazie. Arrivederci. Ai telespettatori un augurio di buona serata. Arrivederci.